Mai sentito parlare di Via Piccolomini e dell'illusione ottica che qui si ha del cupolone? Se Roma è bella tutta e stupisce, ad ogni angolo ci sono giochi di prospettive che davvero non ci si aspetta e che lasciano tutti, grandi e piccini, a bocca aperta. Questo è appunto c'è quella di Via Niccolò Piccolomini. Da questa strada, nel quartiere Aurelio, è possibile ammirare la cupola di San Pietro con un effetto ottico unico. Più ci si avvicina e più il cupolone sembra allontanarsi. Un mistero affascinante che ha reso Via Piccolomini famosa in tutto il mondo. L'effetto ottico si verifica non solo se la via si percorre a piedi, ma anche se si è in auto o sullo scooter. Non c'è da sorprendersi dunque se raggiungendo Via Piccolomini si nota un viavai di persone a piedi o in macchina. Ma perché questo avviene? Nessuna magia, nessun mistero, solo un gioco di prospettive che inganna lo sguardo. Il cupolone, avvicinandosi, sembra più lontano perché in ambo lati di Via Piccolomini si trovano alcuni edifici. Nei primi 50 metri della strada l'occhio riesce a vedere solo la cupola, in tutta la sua grandezza, incorniciata dalle file di edifici a destra e a sinistra. Proseguendo lungo la via, poi, l'occhio inizia a percepire lo spazio in maniera diversa. Si inizia a vedere lo sfondo e lo sguardo ha una percezione nuova, che otticamente sembra allontanare la cupola di San Pietro. Anche una volta svelato l'arcano, andare a Via Piccolomini per vivere questa illusione resta tra le cose da fare, più di una volta nella vita a Roma. Non a caso la strada è segnalata in molte guide della capitale, tra le esperienze da non perdere in città.